Ciao e benvenuto sul canale YouTube di GMC Impianti. Sono Marco Gratton e oggi voglio parlarti del nostro nuovo profumatore d'aria ambiente. Allora, collegando la spina elettrica, andiamo a vederlo insieme come funziona. Intanto lo colleghiamo così, lui fa la prima accensione, eccolo qua. Come puoi vedere abbiamo la possibilità con un display touch, praticamente qua solo a sfioro, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intensità di lavoro. Ogni intensità equivale a x secondi di erogazione, come puoi vedere da qua che sta erogando, e x secondi di spegnimento tramite una tabella che c'è nel manuale di istruzioni. Per impostare l'orario, in questo caso sono già le 19:18, però per impostare l'orario dovessi farlo, si tiene premuto set per 3-4 secondi finché non fa un beep, eccolo qua, vedi adesso lampeggia, con la freccia su si va a selezionare e con la freccia giù si scende, tipo adesso andiamo così, facciamo, si va avanti e ritorniamo a mettere le 19:18 in maniera tale che sono proprio l'orario, con la freccia giù si sposta, ci si sposta, vedi, si va su, adesso torniamo alle 18, ok, freccia giù, ok, e si trova l'orario giusto. Una volta trovato l'orario giusto, enter, e abbiamo dato la conferma. Per invece impostare le tre fasce orarie, perché volendo ci possono avere tre fasce orarie durante il lunedì, oggi è Monday, si vede qua su, Monday, si tiene premuto set, cioè si schiaccia set, on 1. In questo caso qua noi dalle 7 della mattina alle 21 di sera è operativo l'impianto. Volendo possiamo andare a cambiare, sempre con la nostra freccia in su, eccola qua, aspetta, allora scusa un attimo, no, ecco, facendo così bisogna andare fino a fine settimana, continuando a schiacciare, torniamo sul lunedì, freccia in giù si va a scegliere l'orario, vedi, tipo adesso lo facciamo dalle 7 di mattina e si accende alle 7 di mattina e con questo chiaramente si va a 0, che sono le 7 di mattina, ok, tac, freccia giù alle 21, se volessimo fare alle 22, guarda, 21, sempre giù, quello giù serve per spostarsi da sinistra verso destra, 22, giù, 0, ok, 0, ok, enter. Bene, adesso abbiamo messo che praticamente lunedì dalle 7 alle 22 è acceso. Semplicissimo, questa macchinetta qua non ha, questo diffusore, non ha interruttori, ha solo questo sblocco qua, che quando vogliamo togliere il display, lui dopo 60 secondi va già in spegnimento. Però la macchina continua a funzionare, se vogliamo andare ad operare sul display schiacciamo questo tastino qua, tac, e lui si accende. Come puoi vedere è molto elegante, compatta, elegante, è 5 cm e mezzo con la sua staffetta per andare ad attaccarla al muro, eccola qua, una staffettina molto semplice che va attaccata al muro e poi la macchina si appoggia in questa maniera. Tac, così, entra di qua e entra di qua, scusate il video, eccolo qua. Bene, quindi questa è la macchinetta, all'interno, adesso stacchiamo la corrente un attimino per spegnerla, per cambiare il profumo si tira su questo pomello qua, eccolo qua, qua all'interno c'è la sua boccetta dove va il profumo, ok? E questo è l'erogatore. Poi quando si riavvita si rimette sotto, ok? Così, tac, e così è a posto. Questo è tutto, ok? Quindi se anche tu vuoi avere una profumazione ambiente, addirittura, aspetta che mi stavo dimenticando, questo sistema qua, volendo, solo in alcuni casi particolari, può essere canalizzato con 50 cm di tubazione, svitando qui c'è un innesto particolare che va montato e poi ci si attacca questo tubicino qua,
questo tubicino qua che va inserito in un impianto di tipo canalizzato, sia VMC o impianto proprio di condizionamento, se uno volesse, tipo in un negozio, in un ambiente. Nelle abitazioni io consiglio sempre di farlo in ambiente e mai canalizzarlo. Però per darti un'idea, questo qua è lo schema, vedi, se in un'ipotesi di un impianto canalizzato di condizionamento, questa qua praticamente è l'erogatore, va nel canale di mandata e nel canale di mandata va poi in giro per tutto l'ambiente. Ok? Da GMC Impianti, gli specialisti dall'aria, è tutto. Ciao e alla prossima!